Quanti ricordi quando vedo questo videogame, ecco. Sapete come mai? Semplicemente perché si tratta del mio primo gioco picchiaduro completo che ho preso in tutta la mia vita. Ok, avevo cominciato con Tekken 3, però quello che avevo era la versione demo presente nel CD Demo 1 che davano con la prima PlayStation. Questo picchiaduro invece mi fu regalato, se mi ricordo bene, nel 1999. Grazie a mio padre che me l'ha regalato per il mio compleanno e purtroppo è andata perduta la copertina ma ancora il CD originale. E vi dico soltanto che all'epoca mi ha fatto talmente sclerare tanto che non avete idea, ma rivederlo oggi posso dire che c'era un buon motivo. È un nuovo capitolo della saga di Tekken. E oggi vediamo un altro picchiaduro, però vediamo la versione per PlayStation 1. Si tratta del secondo capitolo della saga di Tekken, Tekken 2. Questo gioco presenta una storia, stranamente. Fa semplicemente capire che Kazuya, figlio di Heihachi Mishima, ha preso il comando della Mishima e semplicemente è successo che lui è diventato un tiranno ancora più dispotico. Vecchi nemici e nuovi nemici si uniranno per cercare di, insomma, di fermare il suo impero del male. Ma chi è forse? Darth Vader? Dico soltanto che la storia è soltanto un pretesto per portare personaggi nuovi all'interno di questo videogame. Ma vediamo ovviamente la grafica come la tradizione. E vi dico semplicemente che il gioco si presenta discreto per essere del 1997. Già la versione per PlayStation 1 presenta una sequenza introduttiva in computer grafica che per l'epoca era veramente qualcosa di straordinario. Oggi fa un pochino sorridere, ma ancora oggi forse può ancora piacere, soprattutto a chi accetta il fatto che è roba dannata. Poi invece per quanto riguarda le parti giocate, sono praticamente identiche alla versione per PlayStation, cioè arcade. Abbiamo le ambientazioni, che sono tutti sfondi bidimensionali di ottima qualità, oltre ad esserci un piano dove appoggiano i personaggi, tutto in 3D che non è niente male, semplicemente. E poi i personaggi, tutti sì realizzati in 3D, è vero, però ho notato che sono presenti pochi poligoni che fanno vedere, insomma, i limiti tecnici della console, ma teniamo presente che all'epoca la PlayStation non era stata ancora sfruttata molto a dovere, nonostante erano già usciti degli ottimi giochi, però possiamo dire che almeno ogni personaggio appare unico. E teniamo presente
che le animazioni, ok, sono un po' legnose, ma possiamo perdonarlo. Diciamo, il gioco, rivedendolo oggi, c'ha qualche limite, ma all'epoca era abbastanza buono. Round 1. Fight! L'audio possiamo dire che è buono. Gli effetti sonori sono tutti presi dall'originale arcade, che sono stati ben implementati. Poi la colonna sonora sono semplicemente brani riarrangiati e rimodernizzati della versione arcade, che tra l'altro posso dire che sono, secondo me, alcuni tra i più azzeccati mai visti. Certo, forse molti di voi piaceranno quelli del capitolo numero 3, ma secondo il mio parere quelli del capitolo 2 la maggior parte sono fatti molto bene. Poi c'è anche presente un doppiaggio in lingua inglese che è praticamente estratto dalla versione originale arcade. Round 1. Per quanto riguarda la giocabilità, Tekken 2 ovviamente l'avrete già capito, è un picchiaduro. Il vostro scopo è quello di prendere uno dei personaggi che sono presenti all'interno del gioco e semplicemente andare a picchiare qualcuno. In tutto sono ben 25. Si parte da alcuni di base che sono Yoshimitsu, King, Michelle Chang, Paul Phoenix, Marshall Law, Heihachi Mishima, Nina Williams, Yun Kazama, Lei Wulong e Jack Chu. Semplicemente personaggi che ognuno ha dei propri modi di combattere, delle proprie combo, e noi per cercare di farcela dobbiamo semplicemente darle sode ai nostri personaggi e usare bene le combinazioni giuste. Però ci sono anche una certa quantità di personaggi da sbloccare, che sono circa 15. Ognuno è particolare e possiamo dire che sono, diciamo, buoni, ecco. Però possiamo dire semplicemente che non è facile prenderli tutti. Ma sapete qual è un problemino che affligge il gioco? Soprattutto la versione PAL? La lentezza! Ma proprio la lentezza! Sapete come mai? Perché semplicemente qui in Europa, sapete, quando bisogna portare dei videogiochi si rallentavano un pochettino. Qui invece sembra di giocare come in un mare di melassa, perché quando cade a terra il nostro avversario ci mette circa 3 secondi a rialzarsi. Poi la risposta ai comandi non è veloce, è lentissima, fa veramente incazzare, soprattutto se voi possedete la versione PAL. Se invece avete la versione americana e giapponese, non dovete temere, perché va veloce come la versione PAL di Tekken 3, nel senso che i personaggi rispondono subito. Quindi, se volete giocare a questo Tekken 2, dovete armarvi di molta pazienza. Poi soprattutto verso la fine, quando dovrete affrontare Kazuya Mishima, state attenti perché è molto forte, vi darà tanto di quel filo da torcere. Ma insomma, il mio consiglio è di provare a recuperarlo, soprattutto se non avete ancora giocato al gioco Tekken 3. Tekken 2 ve lo consiglio, oltre a esistere per arcade e PlayStation 1, l'hanno rilasciato nel 2009 per Zibo, console brasiliana, e dal 2006 per PlayStation Network. Non avete scuse per evitarlo. Ci vediamo al prossimo video, amici! Hey, yo. Round 2. KO! You win! Round 1. Fight! Ooh.
round two. Fight!